Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo tattoo, o meglio nuovi tattoo, perché sì, oggi andrò a farmi 3 nuovi tatuaggi, che poi probabilmente ci sarà anche una cosa in più, però non sarà proprio un nuovo tatuaggio, non lo considero come quarto tatuaggio, semplicemente andrò a fare un'aggiunta a un tatuaggio che già ho, un'aggiustatina diciamo, sempre se riusciamo a fare tutto in tempo, perché di questa aggiunta a Stefi gliene ho parlato solo stamattina, cioè sapeva già che volevo farlo, però solo stamattina mi sono ricordata di dirle, ma facciamo anche questo oggi. Adesso vediamo se riusciamo a far tutto. L'importante è fare i 3 nuovi elementi. Andrò a tatuarmi la gamba, quindi andrò a riempire gli ultimi spazietti vuoti che sono rimasti sulla gamba, ovviamente la gamba delle stronzate, e quindi ovviamente oggi non aspettatevi di nuovo dei tatuaggi con un significato super profondo, super intenso, super serio. No, anche oggi ci diamo le cazzate. Saranno zone in teoria abbastanza easy, forse soltanto un punto mi preoccupa un pochino, però vabbè dai, abbiamo fatto di peggio, non c'è problema. E rido fortissimo, perché in realtà oggi io non dovevo fare questi tatuaggi, o meglio sì, ero un po' indecisa tra o iniziare a riempire per bene la pancia, perché raga è troppo vuota, mi dà fastidio, non voglio vedere neanche un centimetro di pelle sulla mia pancia, ok? Oppure se sì, fare qualche stronzatina sulla gamba, però principalmente poi iniziare la coscia con qualcosa di un po' più grosso e di serio, perché alla fine non farò queste cose, mi limiterò soltanto alle cazzatine, perché raga mi sono resa conto che io dopo domani parto, vado qualche giorno in campeggio e quindi era inutile fare dei tatuaggi grossi impegnativi quando poi magari tra sole, caldo, cose vado a rovinarmi il tatuaggio. Preferisco rischiare di rovinare una cazzatina piccola che è semplice poi da sistemare che una cosa grossa per cui ho speso tempo e dolore soprattutto. Quindi niente, per oggi ci accontentiamo di queste piccole cosine carine e poi magari il mese prossimo pensiamo a qualcosa di un pochino più elaborato. Devo soltanto capire se voglio effettivamente iniziare il progetto sulla pancia, che è una cosa molto grossa, e con l'arrivo dell'estate non so se mi conviene, forse mi conviene aspettare a sto punto settembre, e quindi se piuttosto fare la coscia, che è un po' meno impegnativa, non lo so. Voi cosa fareste? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque io sono praticamente pronta, prendo le mie cose e andiamo da Stefi. Ma che freddo fa, raga? Pensavo facesse molto più caldo e ho decisamente sbagliato vestirmi, non ho messo la giacca, quindi spero che da Endless Love Tattoo Studio ci siano i consueti 80 gradi standard, o che almeno esploda il sole a un certo punto, perché è veramente freddo. E come sempre siamo arrivati alle porte del paradiso. Ci siamo. Allora Stefi ha stampato i disegni. Adesso stiamo ritagliando gli stencil. Andremo a posizionare tutto. Cosa facciamo? Li posizioniamo già tutti uno alla volta? Tutti? Quindi ve li devo già svelare. Siete pronti, raga? Madonna. Sono uno più bello dell'altro. Cioè faccio fatica a scegliere il mio preferito, ve lo dico. Ah, soltanto una cosa, ce ne sarà uno particolarmente brutto, ma veramente brutto a livelli estremi. Fermi, cioè ho una spiegazione. Vi prego, non chiudete questo video. Giuro che posso spiegarvi, non è come sembra. Ok, ci siamo, me la sento. Vi mostro. 3, 2, 1, tutù. Bene. Che dire? Allora, questi ce ne sono due, ma perché stavamo scegliendo la dimensione? In realtà lo spazio per questo è veramente piccolo, quindi va fatto mini. Raga, quanto fa ridere l'alienino che rapisce la mucca. Tra l'altro la mucca stracontenta. Sì, rapiscimi, questi umani mi fanno schifo, mi mangiano. Brava mucca, vorrei andare anch'io con te su Marte. Poi, questo io... cosa devo dire su questo? Giuro che poi ve lo spiego, vi giuro c'è un motivo. E poi questo che è meraviglioso, è bellissimo, questo è proprio qualcosa di spettacolare. C'è anche un po' un motivo su questo, cioè questo è quello più senza motivo, cioè è bello e basta. Questi hanno quasi dei significati, possiamo, no, così sembra una cosa profonda. Hanno un senso, vabbè dai, basta raga, me li tatuo e fine. E anche l'ultimo c'è. E tutti sono stati posizionati, madonna lui è bellissimo. Ma io avrò veramente tutte queste occhiaie per il resto della mia primavera? Probabilmente sì, che gioia. Vabbè, comunque abbiamo soltanto sistemato un attimo uno degli stencil, quello dell'alienino, perché era un pochino più storchino, l'abbiamo riportato in centro e adesso provo a farveli vedere un po' più da vicino, un pochino meglio se riesco, ci provo. Provo con questa tecnica, così vedete sia riflesso nello specchio che poi in modo ravvicinato. Allora, qui abbiamo limonino, molto 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 carino. Qui abbiamo la gallina oscena, bellissima raga. E questo non riesco a farvelo vedere così, però magari forse così sì. Sì, più o meno riesco a farvelo vedere, carino anche questo. E abbiamo iniziato proprio da lei.
la fantastica gallina, e penso sia anche giunto il momento che io impari a mettere a fuoco innanzitutto e vi dia delle spiegazioni in merito. Allora, in realtà, per chi c'è proprio da tempi immemori, no vabbè, parliamo forse di 2 anni fa, credo, una cosa del genere, magari si ricorda. Cos'è successo? È successo che praticamente avevo comprato l'ennè, quindi il classico ennè rosso per farsi tatuaggi temporanei. Avevo fatto l'errore di darlo in mano alla mia amica Elenia, la quale mi aveva imbrattata le gambe di cose veramente inguardabili, tra cui questa gallina che era talmente brutta, talmente oscena, che le ho detto: io, Ile, questa cosa un giorno me la tatuo, io te lo sto promettendo. E infatti sto mantenendo la promessa a 2 anni di distanza, ma la sto mantenendo, cioè meglio tardi che mai, insomma. E quindi eccoci qui, questo è il motivo di questo tatuaggio. E la cosa che mi fa più ridere è che probabilmente la gente lo guarderà e dirà: ah, ma che bello, è un disegno della tua nipotina. No, è un disegno della mia amica Ilenia, che ha 33 anni. Che problema c'è? E niente, lo amo, è bellissimo. Mi fa un po' malino perché la zona è un po' antipatichina, però è piccolo, dai, su, si fa veloce. E l'abbiamo finito, signori. L'abbiamo portato a casa, che meraviglia. Poi sotto Peppa devo dire che è un tripudio di... Non so neanche come definirlo. Penso che niente di più bello sia mai stato partorito da una tatuatrice. Sei contenta, Filippi? Sono super contenta. Siamo passati al secondo tattoo e stiamo facendo il limonino. Tra un po' ve lo faccio vedere. E devo dire che zero male questa zona. Quindi pensavo peggio. Cioè pensavo alla gallina quasi easy e questo tipo urla dall'inferi. E invece no, il contrario. Ma perché il limone? Perché, ragazzi, perché? Ma niente, perché sono ossessionata. Anche qui, insomma, i più assidui frequentatori del canale, cioè non è una novità questa cosa, amo il limone, lo metterei su qualsiasi cosa, lo metto su qualsiasi cosa, lo metto sulla pasta, lo metto ovunque, e quindi mi sembrava doveroso dedicargli un tatuaggio. Comunque, visto che la gamba delle stronzate ormai è piena, penso che anche sull'altra gamba ci sarà qualche stronzatina, cioè non sarà una gamba estremamente seria. Non posso pensare di aver esaurito lo spazio per i tatuaggi stupidi, quindi non vi preoccupate, ne arriveranno altri. Ah, ma siamo già a super buon punto, io ero tutta sdraiata, non stavo vedendo. Comunque guardate che super carino, ma hai già fatto le foglioline lì. Ma io non mi sono, ma quando è successo? Scusami, ma quando è successo? No, raga, non avevo visto. Bellissimo. Ecco, comunque sì, faremo anche questa cosa. E anche il limone l'abbiamo finito. Ora io sto morendo di fame, quindi facciamo una pausetta. Mi vado a cercare qualcosa da mangiare sperando di trovarlo, perché è sempre il mio dramma qui. Vado nel supermercatino di fianco, spero in qualche focaccina, in qualche pizzettina senza formaggio, se no mi arrangerò in qualche modo. E poi continuiamo. E forse potrebbe essere che farò ancora una cosa in più, perché c'è di nuovo uno spazzettino che mi sta urtando, ma non so cosa fare, quindi intanto ci ragioniamo, vediamo. Diventeranno 4 questi tatuaggi, chi lo sa. Ho trovato la cibanza, focaccine senza strutto o derivati animali strani, e basta, mi basteranno per oggi. Stra buona, tra l'altro. Non è la prima volta che la prendevo, ma non me la ricordavo così buona. Forse è un altro tipo di focaccia, boh. Ci sta, pranzettino approvato. Poi riprendiamo. E forse i tatuaggi non solo non saranno uno in più rispetto a quello che vi ho detto, forse addirittura 2 in più. Sappiamo che degenera sempre la cosa qui a un certo punto. E non ci lamentiamo. E sì, sta succedendo. Qui ne stiamo aggiungendo un altro che si intravede già. E non fate domande, per favore. Cioè, non fate domande, ok? Perché non abbiamo risposte. Esatto, non abbiamo risposte al riguardo. Va bene così, eccoci. Voilà, e dai, ci dai, voleva, ci voleva, troppo, ragazzi, su. Neanche il tempo di darvi degli aggiornamenti su come sta andando, che praticamente me l'ha già finito. Comunque super easy, vabbè, piccolo, la zona è proprio super tranquilla. Esatto. Quindi andiamo sereni e felici. Non ci siamo dimenticati dell'UFO, che già che eravamo lì abbiamo aggiunto questo. Poi man mano decidiamo, perché in teoria ci stanno ancora 2 cose. Che fai? Non le fai? Sì che le fai, assolutamente sì. Non scherzo mica quando dico che siamo già giunti al termine, eh? Non scherzo mica, guarda lì, che velocità, che professionalità. Come vi dicevo, non abbiamo dimenticato l'alienino, lo stiamo facendo adesso. Anche qui zona tranquilla, e anche questo penso ci vorrà pochino, perché è piccolino, di lineettina, non è troppo complicato. Forse solo il limone è stato quello che ha richiesto un pochino più di tempo. O magari anche il prossimo tatuaggio che faremo dopo questo richiederà più tempo, chi lo sa cosa sarà. Vediamo se ci sta, perché ho un'idea. Devo capire se posizionato così mi piace oppure no, lo scopriremo a brevissimo. Proverò a fare delle riprese consapevole che non si vedrà nulla, assolutamente nulla, ma io ci credo nel mio potenziale. Sto anche coprendo il microfono, non si sentirà niente. Beh, delle riprese di qualità comunque, devo dire. Iscrivetevi al mio canale per altri contenuti di qualità, ragazzi. Finita anche la navicellina carina, adesso stiamo facendo quel contornino della paperella, perché appunto, forse non so se ve l'ho detto anche in altri video, però mi dava proprio fastidio, cioè lo vedevo troppo fine, boh, buttato lì così, non lo so, perché già la paperella è molto delicata rispetto al resto che c'è su questa gamba, è lì che dice aiuto, come ci sono finita qui, non lo so. E quindi con quel contornino ancora così fine mi si perdeva la ragazza. Poi era anche tutta colorata ma delicata, no, ci voleva qualcosa un pochino più... Cioè,
dai, ditemi se non ha senso adesso. Ora non sarà più esclusa dal gruppo, guardatela come si è adattata. Bella, bella, mi piace. Adesso facciamo gli ultimi due, poi giuro che abbiamo finito. Ci ho perso il conto di quanto abbiamo fatto, perché dovevano essere tre, sono tipo 6 e mezzo in totale. Molto bene, finisce sempre così quando vengo qua. Comunque gli ultimi due poi dovremmo aver abbastanza riempito la gamba. Io poi vedrò sempre dei vuoti, perché questa è una cosa che non supererò mai, però mi sta abbastanza soddisfando così. Qui si sta già lavorando, eh. Chissà se si capisce così. Io sto inquadrando giusto un pochino. Si capirà o non si capirà? Poi vi spiego. È giunto il momento, è giunto. Adesso si capisce finalmente che cos'è. Un Kyujani! Chiaino, antichino, carino. Anche questo non chiedete il perché, per favore. Non esiste il perché, è bello e basta. Ma è il momento satisfying? Oh, no, no, no. Volevo dire assolutamente no. Momento satisfying? Oh! È lui. E anche l'ultimo! Madonna, bello! Oh, dai. Questo l'ha fatto Stevie, non guardate. Non c'entra forse. Oppure lo faremo, chi lo sa. Bella, 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 bravi. Allora, il cucchiaio è carino. Cioè, semplicemente mi piace. Era da un po' di tempo che volevo fare un cucchiaio così, cucchiaino in stile antico. Mi piacciono tantissimo, li ho anche a casa, tra l'altro. E fine, quindi diciamo proprio a livello estetico e basta, senza troppi significati dietro. Invece la scritta Green Day ho deciso di farla perché voglio rendere felice e soddisfare la me stessa 14enne, che vabbè, tuttora sono super fan dei Green Day, ma da adolescente alle medie, raga, pazza, folle, cioè non avevo altro dio al di fuori di Billy Joe Armstrong. E appunto è dalle medie che io sogno di tatuarmi appunto la scritta Green Day. Quindi mi sono detta, visto che c'è uno spazzettino piccolo, visto che ci sta proprio una cosina piccolina, una scrittina inaina, perché non andare a rendere felice la me stessa 14enne? Facciamolo! E quindi ho scelto Green Day, sono molto contenta. Poi basta, per oggi abbiamo concluso. Cucchiaino fatto, è bellissimo, poi ve lo faccio vedere bene. E adesso scrittina. Tempo cosa? 10 secondi e mezzo. E abbiamo finito. E abbiamo finito i miei 6 tatuaggi e mezzo. Raga, la mia gamba adesso mi dà una soddisfazione a vederla che non avete idea. E sono tornata. Una giornata bella impegnativa quella della mia gamba oggi. Ma non me ne pento, non me ne pento assolutamente. E ora che sono tornata posso farvi vedere nel dettaglio ogni singolo tatuaggio, perché non so poi nel corso del video se avete visto tutto bene oppure no. Sinceramente non ne ho idea. Quindi partiamo dalla nostra carissima gallina oscena. Sì, beh, che dire su questa gallina? Possiamo dire che è proprio un'opera d'arte, concettuale, astratta certamente, ma pur sempre un'opera d'arte. Dopo la nostra bellissima gallina passiamo al contornino aggiunto alla paperella. Anche questo veramente sono troppo contenta. Come vi dicevo prima, era troppo, cioè non fine, però era come se le mancasse qualcosa sta paperella, e adesso così almeno c'entra un po' col tutto e non si perde. Appena sopra la nostra bellissima paperella abbiamo lui, il signor Limone. Anche in questo caso ero riuscita a realizzarlo esattamente come lo volevo io. Non sapevo se ci sarebbe stato sia il limone intero che quello a metà davanti, e invece ce l'abbiamo fatta. Mi piace come ha fatto le sfumature. Vabbè, adesso voi vedrete tutto molto arrossato, ma poi una volta guarito sarà veramente top. Mi piace, bellissimo, sono contentissima anche di lui. Passiamo poi ai due centrali, quindi la scritta Green Day e il cucchiaino antico. Li amo, poi così vicini uno che non c'entra assolutamente niente con l'altro, top veramente. E anche quel cucchiaino adoro come me l'ha disegnato, poi me l'ha disegnato veramente in 2 secondi mentre ero lì, non potevo chiedere di meglio, lo amo. E vabbè, sulla scritta Green Day non c'è molto da dire, è più una cosa significativa quella. Passiamo poi alla lisca di pesce, altro tatuaggio abbastanza a caso, però non so perché, raga, era da un po' di tempo che quando vedevo quel vuotino lì mi immaginavo una lisca di pesce, non chiedete. E concludiamo in gran bellezza con lui, secondo me uno dei più belli, cioè assolutamente tra i miei preferiti, l'alienino che rapisce la mucca. Cioè vi prego, ma quanto è bello, cioè mi immagino proprio l'alieno che dice, ma questi umani, ma cosa stanno facendo, perché si mangiano sti poveri animali, dai mucca, vieni, ti salvo io, poi vengo a prendere anche gli altri, non vi preoccupate. Quindi ancora una volta sono super soddisfatta del lavoro di Stefi, che ringrazio tantissimo, e non vedo l'ora di spostarci poi sulla parte alta della gamba, quindi sulla coscia, perché anche lì c'è un bel po' di spazio da riempire. Però per oggi ci fermiamo qui, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, facciamo hashtag nessuno spazio, perché io non li voglio vedere quei maledetti spazi, non voglio vedere più la mia pelle, ok? Quindi assolutamente sì, hashtag nessuno spazio, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io in descrizione vi lascerò il link dello studio di Stefi, come sempre, vi lascerò anche tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Io vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!
tan tan ta ta ra tan tan ta ta ra tan tan ta ta ra tan 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 ta ta ra tan tan ta ta ra tan tan ta ta ra tan 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 tan.